Ho 30 anni e ho da poco iniziato a lavorare come insegnante in una scuola elementare. Lavorare con i bambini mi porta a sforzare la voce, che spesso è molto rauca. Avete qualche consiglio? Grazie, Giacomo da Vienna. Veramente era un amico di Detto Fatto. Giacomo, grazie Giampaolo. Per rispondere a questa mail che giustamente ci ha detto Giampaolo, noi abbiamo la nostra esperta, la dottoressa Eleonora Trecca. Eccola. Non so se ti ricordi di me. Bentornata, ben trovata, bene, grazie. Allora, Eleonora, questo è un argomento che ci riguarda un po' da vicino, perché l'uso della voce, anche per chi fa il nostro mestiere, abbiamo appena visto appunto Sanremo, quindi anche tutti i cantanti, è importantissimo. Allora, in questo caso Giacomo ha dei problemi legati alla sua professione di insegnante. Tu che cosa intanto ci dici al riguardo? Che le corde vocali sono tra gli organi che utilizziamo di più, quindi non solamente voi artisti, gli insegnanti e coloro che la utilizzano per ragioni professionali devono imparare a prendersene cura, ma tutti noi. Tutti quanti. Allora, ci sono dei consigli effettivi per prevenire intanto la raucedine. Vogliamo iniziare dal primo? Primo consiglio, idratazione, parola chiave. Infatti l'acqua svolge un ruolo fondamentale per il benessere del nostro organismo, corde vocali incluse. Quindi bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, ma questo non lo diciamo comunque sempre, lo consigliamo perché fa bene in generale. Seconda regola. Seconda regola, abolizione del fumo, così come è importante limitare l'assunzione di alcolici e di caffè, perché hanno un effetto restringente sulle corde vocali. Quindi no fumo, no alcolici e no caffè. Terzo rimedio. Terzo consiglio è quello di respirare normalmente con il naso, tenendo la bocca chiusa. Infatti, se respiriamo con la bocca aperta, immettiamo nel nostro corpo una quantità di aria secca che ha un effetto disidratante sulle nostre corde vocali. Allora, vedo che già l'argomento ha scaldato la nostra clica, c'è Carla che ti vuole fare una domanda. Sì, allora, la mia domanda è riferita all'alimentazione, cioè quindi una corretta alimentazione aiuta appunto il tono di voce, oppure una sbagliata, errata alimentazione la rende critica? È vero? È verissimo, Carla. Infatti bisognerebbe prediligere un'alimentazione ricca di frutta e verdura, così come è importante non andare a dormire subito dopo aver mangiato, che si tratti del sonnellino pomeridiano o di quello notturno. Questo al fine di evitare una patologia che si chiama reflusso laringofaringeo, che appunto può determinare raucedine. Lo stavo per dire io, perché purtroppo ne soffro e quindi so bene di cosa si tratta. Allora, abbiamo visto insieme anche la grafica riepilogativa di tutti quelli che sono i tuoi consigli. Adesso però Davide voleva fare una... Davide, sì, prego. Avevo una domanda un po' particolare. Si dice che quando prima di andare a cantare, fare una serata, ai cantanti consigliano di mangiare le acciughe. È una cosa che è una leggenda oppure può avere qualche cosa? Io piuttosto consiglierei di mangiare un pezzettino di mela con una buccia, perché contiene appunto la pectina. E quindi piuttosto ti darei questo consiglio, Davide. Grazie per la tua domanda.